qualcosa di precedere, ma non perché non seguiti a fare quelle stesse cose, ma perché manca, non scorta più come quelle altre, insomma, diventa una specie di pacificazione un po' a problematica, tutto quello rispetto al mondo. Il mondo va bene, c'è una fabbricazione di oggetti, così, insomma. Non dico che siamo a livello di Cepuglio, ma insomma, un pochino, una cosa non tanto lontana. Secondo me, con la stessa intensità o non intensità. Ecco, dunque invece l'altra cosa che mi avevi chiesto è Fontana. Ecco il problema di Fontana. Prima di tutto Fontana ha cominciato a fare Italia alla fine del 58, tra la fine del 57 e inizio 58, il 58 già cominciava a essere organizzato ed è morto 10 anni dopo. In quei 10 anni lui non ha fatto soltanto Italia, Italia erano uno dei suoi filoni che poi per questioni diciamo di mercato, il mercato di Fontana è iniziato da quando se ne è occupato la Marmor e la Marmor se ne è occupata dopo che la Panicale è venuta a vedere la mostra del 63 ad Aquila, dove c'era una retrospettiva, un'antologica di Cagli e una di Fontana, e gli hanno fatto il contratto. Allora lui dal piccolo mercato milanese di tra Naviglio e la Blu ha fatto un balzo a livello internazionale, anche se a livello internazionale, come abbiamo rievocato dalla prossima settimana con la mostra di Londra, in realtà a Londra sarà, cioè il mercato internazionale nasce a Londra negli anni 50 di Fontana, poi si diffonde e nello stesso tempo però lentamente, quello che invece il rilancio è venuto dal 64, lui è morto 4 anni dopo, quindi il 64 significa 6 anni dopo l'inizio dei tagli. Ora l'intensificazione dei tagli c'è, forse bisogna vederlo dalla Napoli in poi, però ha fatto tante altre cose. Se avesse seguitato a fare i tagli mi sarei stufato, voglio dire, anche se i tagli sono i tagli correnti e altri sono sublimi, in sostanza, voglio dire, e non è che quelli sublimi siano prima e i correnti dopo, sono contemporanei. Però ha fatto tante altre cose, cioè c'è una storia, diciamo, di continuo rinnovare i teatrini, il 59-60, quelli che lui chiamava Fantoni, le nature morte, sì, no, morte, le nature di terracotta, insomma, per portare sculture straordinarie. E nella, più avanti, verso metà degli anni 60, le sculture, quelle a siluro, tutte lucide, addirittura spaziale, che se oggi uno se la mettesse sotto braccio, un giovane va in una mostra a concorso, glielo prendono e dice: ah, una cosa buonissima, 50 anni dopo. Questo pure succedeva, non c'era più quella carica lì. Se Fontana non fosse morto, voglio dire, a 69 anni, cosa che quando io li ho superati ho fatto professione pensando, in realtà insomma avrebbe fatto sicuramente altre cose anche al di là del materico, certamente al di là del personale, forse verso un'arte meccanizzata come produzione addirittura. Però era uno che era in continuo scatto creativo e in continuo mutamento, perché se noi prendiamo anche Fontana, si chiamava molto Burri, questo c'è una lettera in quel libro là di Fontana che dice: con Burri non si scherza, perché l'avevo invitato in una mostra dove lo era per confrontarsi con lui. E però appunto il problema è che Fontana riusciva continuamente a
essere inventivo. Cioè nel periodo dei sacchi di culli Fontana è stato ha cominciato a fare i buchi prima erano organizzati sulla tela come delle sorte di costellazione, delle monocole, poi ha cominciato a metterci gli elementi di materia e le quelle che chiamavano pietre, che erano due pezzi di vetro, e sono venuti fuori il ciclo delle pietre. Poi ha aggiunto delle materie, ha cominciato a fare le conformazioni, e i barocchi. Poi arriviamo alla Biennale del 58, dove cominciano le anelline, le sculture nuove, capito? Guarda che patrimonio che aveva fatto. E il 58 lui comincia a fare le plastiche dopo un sacco. Quindi c'è anche una motilità inventiva molto maggiore. Ora uno può dire che un sacco di punti sia più violento, più forte come testimonianza del tempo di un'opera di Fontana dello stesso, non so, 54, 53, 55, o tanto, insomma. Però come percorso mi sembra che ci sia una differenza sostanziale. Borri ha avuto più stagioni, però circoscritte, penso proprio al 58, in cui fa anche i ferri, se non sbaglio, ha fatto i legni, che durano per poco tempo, no? Beh, sì, questo. Sì, i ferri anche. I ferri pure il 58.